presenti, compatte e che hanno reso possibile questo evento, in particolare abbiamo l'ambasciata, l'ambasciatore Jesús Gracia, che poi parlerà, anzi le chiedo di alzarsi e di parlare con noi, e chiaramente vi chiedo un grande applauso per il maestro. Buonasera, sono molto lieto di stare qui questa sera per presentare il film di Carlos Saura Jota per diversi motivi. Il primo è perché Carlos Saura è senza dubbio il miglior direttore spagnolo di cinema della storia dopo Luis Buñuel. Secondo motivo è perché il film è un film Jota. La Jota viene dalla nostra regione, dall'Aragon, e la Jota è una danza, è un ballo, è un suono, è una canzone che viene dal cuore, dalle radici, dalla gente, dei sentimenti, che viene dall'Aragon, ma che è condivisa da tutti. E quello è molto importante perché non è soltanto di una regione, è una parte universale. È condivisa anche con altre regioni spagnole, con la Catalogna, con la Rioja, con la Navarra. E questo che voi vedrete che questa Jota è qualcosa che ti chiama al cuore. È una cosa, io non sono molto tenuto a piangere, ma con la Jota si piange, e si piange molto. E il terzo motivo è che Carlos Saura e io abbiamo una cosa in comune. Lui ha una via che si chiama Carlos Saura, nella mia città, Zaragoza, via del cineasta Carlos Saura. E c'è anche in Zaragoza una via che si chiama Jesús Gracia. Ma non sono io, c'era un Jesús Gracia, che è un grande cantante di jota, non ha nessun rapporto con me, malgrado me. Allora io vi ringrazio per la vostra presenza e ringrazio in modo molto particolare il maestro Carlos Saura.